Diciamo così che è un viaggio dentro il territorio veneto, visto da un'altra dimensione, visto dalla dimensione dell'acqua e dalla dimensione della bicicletta, perché l'ho abbinato sia, si può fare in barca, quindi vedendo un paesaggio completamente nuovo, inedito e diverso, perché si vive la laguna, il fiume o i canali di bonifica dall'interno, sia dalla bicicletta, quindi costeggiando tutti questi canali. L'ideale sarebbe, noleggiando un houseboat, farlo in barca, avere delle biciclette a bordo e abbinare bicicletta, e allora si entra veramente nel territorio, perché si può abbandonare l'acqua e addentrarsi nella campagna veneta. Ecco, quindi un modo diverso di conoscere quello che c'è alle spalle delle grandi spiagge. Le persone semplici che si incontrano quando si va per la laguna, io amo definirli i guardiani della natura, e sono gli ortolani che continuano la tradizione della coltivazione sulle isole e nelle serre, come facevano anticamente ai tempi della Serenissima, ma ci sono soprattutto le compagnie remiere, e non sono solo veneziane, ma si trovano a Chioggia, a Treviso, anche a Lignano ce ne sono sicuramente a Grado, che portano avanti una tradizione millenaria che è la voga alla veneta, una voga che si fa solo in laguna, perché nella laguna ci sono le secche, bisogna guardare avanti, se si rema all'inglese si va in secca. Ecco, quindi questi portano e conservano le tradizioni creando un indotto dell'artigianato e portano avanti le tradizioni e continuano a creare motivazione di visita e di scoperta dell'ambiente.